E sperando che non si blocchi nuovamente la webcam, ciao a tutti, benvenuti ad una nuova recensione! Oggi cambieremo un po' le carte in tavola, non parlando solo di un disco, ma di ben tre dischi. Non sarà uno sproloquione come ho fatto nello speciale 2013, ma saranno, bensì, tre recensioni più ristrette. In particolare andrò a trattare di due band ancora sconosciute e di una molto conosciuta, che suonano tre sottogeneri diversi. E partiamo quindi con il primo. I The Harp Machine sono una formazione londinese nata nel 2007 grazie ad Abdullah Al-Mumin, uno dei chitarristi più sconosciuti e più tecnicamente preparati della scena metal moderna. La loro formazione certo non conta membri così famosi, ma certamente eccezionali, tra i quali spicca il cantante Michael Semeski. Nel 2012 danno vita alla loro prima creatura, Disclosure, un disco dai mille colori e dalle mille sfaccettature. La scelta di base è un death metal veramente tecnico, condito poi da influenze progressive, djent e musica orientale. Ricordiamo che Al-Mumin è sia un suonatore di chitarra, ma anche di sitar e di koto. Le canzoni sono tutto un mix tra parti tiratissime tritacarne e parti melodiche d'atmosfera spaziale. Tra tutte spicca però Playa di Anchis, il pezzo più rappresentativo del sound harpiano. Senza togliere nulla comunque a pezzi magnifici, come la title track, Esoterica Agenda e From Vanity to Utility. Certamente questo è un must have, perché saprà mettere d'accordo coloro che cercano un disco melodico, ma anche brutale, e viceversa. Voto. E passiamo al secondo disco. Conosce sì Mastodon, avrei subito un consiglio. Cambiate canale, stronzi. Loro sono uno di quei gruppi che in 15 anni ha smontato completamente il metal. Progressive, sludge, hard rock, sempre rimodellati in mille modi diversi. Nel 2009 decidono di concentrare particolarmente la loro attenzione sul progressive rock più classico, quindi Pink Floyd, Genesis, King Crimson, dando vita a Crack the Sky, un'opera che lascia all'ascoltatore il messaggio di farsi strada tra dimensioni alternative e viaggiare con la mente per potersi aprire una breccia che lo porti in cielo. E per fare ciò l'ascoltatore ha l'imbarazzo della scelta tra perle del calibro di Oblivion, The Xar, la mia preferita, o la bellissima The Last Baron. Se volete veramente staccare la spina dopo lo studio, questo disco è perfetto, fidatevi. Questo disco rasenta la perfezione, quindi il voto è... Terzo e purtroppo ultimo disco. Dopo aver parlato di musica complessa, passiamo a qualcosa di più semplice, ma non certo di scarsa qualità. Gli Atroci nascono a Bologna nel 1995 come band che si dedica alla demenza più pura e all'ignoranza più intonsa. Debuttano dopo 4 anni nel 1999 con il loro self-titled, per poi presentarsi dopo 5 anni con L'Armata del Metallo, il disco che li ha lanciati alla fama nazionale. La loro proposta è una riproposizione di tutti i sottogeneri più classici del metal, quali power, heavy, thrash, senza dimenticare qualche influenza groove che rimodella un pochettino il sound. Gli Atroci restano comunque un gruppo che sa ricorrere ai canoni base del metal demenziale, come il citazionismo, presente in Nemico dell'Igiene, dove prendono per i fondelli di AC/DC, addirittura cantando nello stesso stile di Brian Johnson. E nel finale sentiamo pure lo stesso riff di Whole Lotta Rosie. Una citazione più chiara di così, ma non mancano altri cliché come le sezioni di parlato, come le Megere, il Gattino Fufi, il Mago Crisantemo. E troviamo anche una cover degli 883, Lasciala Stare, veramente veramente malvagia. Testo divertente ma anche abbastanza crudo, se consideriamo che è stata scritta da Max Pezzali. Troviamo perfino un ospite di fama nazionale a cantare con loro, ovvero Pino Scotto, in Pezzi di Panza, un brano che va a citare Ivan Allen. Musicalmente l'album è magistrale, tutti i componenti mostrano un'abilità tecnica veramente veramente di livello. Di certo gli Atroci non aggiungono niente di nuovo, ma neppure rubano riff spudoratamente. I pezzi più famosi però sono quelli che tutti conoscono, ovvero
volevo un taglio semplice e 10 metallamenti. Ma io vi consiglio di ascoltarlo per intero, visto che un pezzo vale l'altro. Se siete fan del metal vecchia scuola, ma cercate anche un disco che vi faccia collassare i polmoni, eccovelo qua. La Fronte vi darà il mio voto. Molto bene ragazzi, siamo giunti alla fine. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, condividete dove volete e iscrivetevi al canale se vi interessa quello che faccio. E come direbbe il buon monitor Vanzina, buona cise e sun cise buona. Mi raccomando, rimanete sintonizzati perché a breve ci sarà una collaborazione con il canale New Music Review. Questo canale è gestito da due ragazzi che come me recensiscono dischi metal e rock. Siccome mi hanno chiesto un po' di tempo fa di fare loro pubblicità, io vi linko il loro canale qua sotto. Sono davvero molto bravi e non vedo l'ora di fare questa collaborazione. Ragazzi, mi raccomando, sfondateli di iscrizioni. Detto questo, passiamo al succo vero del video. Non laggare, Dio Cristoforo, che sono ben tre generi sotto. Come si fa a dire questa minchiata? Le canzoni sono tutto mix tra parti tritatissime. Ma che cazzo mi salta in mente? Le canzoni sono tutto mix tra parti tritatissime. Ma ancora lo dico, Madonna! E per fare ciò l'ascoltatore ha. Dio Cristo! Aia. Gli Atroci però restano un gruppo che sa anche ricorrere ai canoni di. Ah!